Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi un video aggiornamento sulla mia dieta, sul mio peso, il mio percorso, eccetera eccetera. Siete contenti? Spero di sì. Allora, oggi finalmente torno qua a parlarvi del mio percorso di dimagrimento. Era veramente tanto tempo che non mi mettevo in un video ad aggiornarvi e ho anche avuto ovviamente nel corso di queste settimane, di questo mese, diversi messaggi di persone che mi chiedevano: Liuba, ma i tuoi what I eat in a day? Liuba, ma come sta andando la dieta? Liuba, raccontaci, parlaci di quelli là. Allora, se mi seguite su Instagram più o meno siete abbastanza aggiornati, perché vi aggiorno più frequentemente rispetto a YouTube, perché su YouTube non parlo sempre dello stesso argomento, mentre su Instagram parlo molto della mia dieta, del mio peso, dello sport che faccio, eccetera eccetera. Anzi, dopo questo video voglio anche girare quello in cui vi spiego i miei segreti, i miei trucchi per come io ho fatto a stare ferma, a non fare movimento per poi andare a correre. Quindi se vi va, quel video è in scheda. Partiamo un po' dal principio e rispondo alla domanda forse più gettonata di tutte, ovvero: quanti chili ho perso fino ad adesso? Io attualmente sono a meno 26 chili. Yay, ho perso 26 chili, ebbene sì. E sono molto contenta del mio risultato. Alcune persone, diciamo che all'inizio, soprattutto quando ho perso i primi 10 chili, 15 chili, erano molto scettiche e tra virgolette non mi credevano. E dicevano: no, è impossibile perdere così tanto tempo, peso in così poco tempo, e perché veramente non si può fare, neanche con la dieta, stai dicendo le bugie di qua e di là. In realtà no, dovete sapere che è ovviamente più facile perdere chili quando tu ne hai tanti da perdere piuttosto che quando ne hai pochi, il che è strano, è un po' contraddittorio come spiegazione, però se tu persona parti da uno stato di forte sovrappeso, da uno stato di forte obesità, di obesità eccetera eccetera, perderai i tuoi chili molto più velocemente di una persona che ha magari soltanto 5-10 chili da perdere. Infatti a me attualmente mancano ben 5 chili dal mio peso forma e sto notando che li sto perdendo leggermente con più fatica, non tanta più fatica ma leggermente di più. Attualmente sono passati più o meno 9 giorni dalla mia ultima visita e ho perso soltanto 1,5 kg. So che in 10 giorni 1,5 kg non è poco, però per come sono io veloce a perdere chili, per me lo noto che è un pochino più lento, diciamo, il dimagrimento, però anche perché ho cambiato la dieta, adesso vi spiego tutto. Praticamente io ho deciso di fare la dieta ben, penso, ad agosto o a luglio dell'estate scorsa, e voi mi starete dicendo: ma se tu hai deciso di fare la dieta a luglio, perché l'hai cominciata a gennaio? Esatto, praticamente io mi sono affidata a degli specialisti di endocrinologia e diabetologia, anche se io non soffro di diabete per fortuna, di Catania. Quindi sono andata in un ospedale di Catania, ho preso prenotazione per visite in intramenia, quindi per visite private in ospedale, e sono stata seguita da una professoressa professionista ed esperta di endocrinologia e diabetologia a Catania. Lei mi ha seguito e da subito ci siamo resi conto che avevo problemi di tiroide, quindi mi ha fatto fare diversi esami, avevamo già stabilito che tipo di dieta fare e adesso vi dirò che tipo di dieta ho fatto. Però nel fare i miei vari esami per capire se io potessi fare o meno questa dieta, perché non è proprio facilissima, è abbastanza impegnativa, ci siamo accorti che io avevo un tumore. Non so se si nota, però io qui sul collo ho una cicatrice perché appunto sono stata operata a novembre per il tumore alla tiroide, quindi circa il 26 novembre mi hanno operata, e da novembre a gennaio diciamo che sono stata abbastanza convalescente, perché la rimozione totale della tiroide con il tumore, i linfonodi e tutto quanto debilita tantissimo il corpo, quindi per me era impossibile cominciare la dieta, e a posteriori probabilmente avrei cominciato la dieta leggermente più avanti, perché io diciamo che mi sono ripresa proprio agli inizi di gennaio già stavo leggermente meglio, perché tutto novembre e tutto dicembre li ho fatti praticamente allettata, stavo male, sbalzi di umore, stavo malissimo, se avete seguito i vlogmas sapete. E a gennaio abbiamo deciso che appunto si poteva procedere con la dieta, quindi io ho iniziato questa dieta. Praticamente io ho fatto una dieta chetogenica, quindi una dieta che non conteneva assolutamente carboidrati e zuccheri, con pasti sostitutivi. Quindi la mia dottoressa mi ha ordinato
dei pasti sostitutivi presso una ditta farmaceutica, e questi pasti sostitutivi, perché me lo chiedete, no, non vi posso dire qual è la ditta, perché si possono ordinare solo sotto ricetta medica di un endocrinologo o di un diabetologo, e soltanto lui può chiamare la ditta, quindi neanche voi potete fare l'ordine. È un po' complesso ed è per questo che non ve lo dico, perché sarebbe un po' inutile. Io ho cominciato la dieta il 24 di gennaio e vi ho fatto tantissimi video What I Ate in a Day, in cui vi facevo vedere esattamente quello che mangiavo giorno dopo giorno. Quindi nel mio canale trovate tantissimi video cosa mangio in un giorno, in versione pasti sostitutivi, dieta chetogenica, eccetera eccetera. Diciamo che io in totale devo perdere circa una trentina di chili, quindi dato che sono a meno 26 me ne mancano soltanto 4. Sono molto molto contenta. Diciamo che i primi 15-17 chili li ho persi abbastanza in fretta, diciamo che nei primi 2 mesi li ho fatti fuori, poi gli altri chili li ho persi un pochino più lentamente. Questo perché la mia dieta è fatta a step, quindi di mese in mese la mia dieta migliora, tra virgolette, nel senso che il primo mese era assolutamente restrittiva, potevo mangiare solo ed esclusivamente quei pasti sostitutivi, e a mano lei mi ha aggiunto delle piccole cosine. Per esempio mi ha aggiunto all'inizio la Philadelphia Light, e poi mi ha aggiunto qualche verdura. L'ultimo mese mi aveva aggiunto la frutta, perché io non posso assolutamente mangiare frutta, però dato che io da 2 mesi circa vado a correre quasi tutti i giorni, lei mi ha introdotto la frutta, e quindi il fruttosio, lo zucchero della frutta, perché io appunto non potevo assumere zuccheri. Adesso che sono passati 3 mesi, lei mi ha introdotto i carboidrati complessi e i latticini. Sono contentissima, finalmente, ragazzi, non mi sembra vero. Adesso vi spiego cosa vuol dire. Praticamente io non potevo mangiare carboidrati e zuccheri, quindi anche se voi vedevate che io mangiavo un cornetto o le fette biscottate o la pasta o i crostini, non erano fatti di farina, erano fatti di farina di grano e queste cose qua, erano fatti di farina proteica, quindi proteine, assolutamente no carboidrati. E infatti anche qui voglio sfatare un po' di miti di persone che mi hanno detto: mio Dio, ma tu fai vedere il cornetto, ti mangi il cornetto con il cioccolato, ma stai facendo la dieta chetogenica, com'è possibile, perché dici le bugie di qua e di là? No ragazzi, tutti gli alimenti che io mangiavo erano assolutamente imbustati, quindi non ero io che li preparavo, ma poi tutti gli alimenti che mangiavo io erano fatti o con dolcificanti, quindi non c'era zucchero, nella maggior parte dei casi erano tipo edulcoranti o stevia, e proteine, quindi assumevo un quantitativo di proteine molto 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 alto, che poi ovviamente man mano nel tempo ho integrato con altri prodotti, diciamo, nel senso prima erano proteine soltanto di quelle bustine o di quei prodotti o di quella pasta eccetera eccetera, e poi ho potuto introdurle con la carne, il pesce e alcuni tipi di verdure. Adesso io sono molto contenta perché lei mi ha introdotto i carboidrati complessi e me li ha divisi in 3 settimane, ovvero la prima settimana mi ha introdotto soltanto i latticini, e anche qua io dico latticini, però tutto quello che io posso mangiare di latticino non deve contenere lattosio, altrimenti fa una reazione particolare con gli enzimi che ci sono nello stomaco e provocano lo zucchero. Adesso ve l'ho spiegata così in maniera molto becera, però più o meno è questo il discorso. Quindi tutti i prodotti latte che io prendo sono senza lattosio, quindi la mozzarella senza lattosio, il latte senza lattosio, tutto quanto senza lattosio. Io in realtà anche i formaggi senza lattosio, però io i formaggi non li amo, quindi l'unica cosa di latte che prendo è proprio il latte senza lattosio e la mozzarella senza lattosio. Io mi trovo benissimo con i prodotti senza lattosio dell'Eurospin, quelli della linea lilla violetta, mi trovo veramente benissimo, una ragazza me l'ha chiesto ed è per questo che ve lo sto dicendo. Hanno un contenuto calorico molto basso, molto più basso rispetto al latte normale, e mi trovo anche molto bene con la mozzarella light, quella tipo almeno 50% di grassi, di calorie, anche con quella mi trovo molto bene. Ovviamente non hanno il sapore della mozzarella di bufala o della burrata o del latte intero, però ci si fa l'abitudine, ecco, diciamo che rispetto a quello che mangiavo
3 mesi fa, ragazzi, vi giuro, mi sembra di essere in paradiso. Ok, mi si era stoppata la registrazione, spero che sia tutto a posto. Io adesso sono nella seconda settimana delle 3 settimane, quindi lei mi ha introdotto i carboidrati complessi che comprendono panna integrale, riso integrale, pasta integrale, mi ha introdotto un minuscolo quantitativo di legumi, lenticchie, fagioli, eccetera, eccetera. E mi ha introdotto anche delle verdure che prima non potevo mangiare, come magari la cipolla o il peperone cotto o il pomodoro cotto. Prima erano tutte verdure che magari cotte o completamente non potevo mangiare. Per esempio la cipolla non la potevo completamente mangiare e il peperone e il pomodoro dovevo mangiarli soltanto crudi, che comunque entrambi crudi sono molto buoni, però cotti sono ancora più buoni. Se mi conoscete sapete che io non sono una grande amante di pasta, pane, tutte queste cose qua non mi piacciono completamente, e in realtà io sono una grandissima amante dei legumi, quindi le ho detto: posso togliere pane e pasta e mettere più legumi? E lei mi ha detto tipo: tu sei la prima persona che me lo chiede, non me l'ha mai chiesto nessuno, comunque no, perché i legumi è meglio introdurli con più cautela, ecco. Mentre settimana prossima potrò mangiare i carboidrati complessi 2 volte a settimana, e di questo sono molto molto contenta, perché ovviamente posso mangiare più volte a settimana magari il riso integrale o la pasta integrale, queste cose qua. Quindi io sono molto contenta. Adesso io mi sono fissata un mio personale obiettivo che ormai penso di avere quasi raggiunto, perché contavo in estate di arrivare al mio peso ideale, al mio peso forma, però vorrei mantenermi io di qualche chilo in giù, perché se il mio peso forma mettiamo che è 10, io vorrei mantenermi sul 7/6, perché avendo questi problemi di tiroide è meglio non essere al limite col peso forma, ecco, è meglio essere leggermente più giù per stare un pochino meglio, però poi vabbè, deciderò quando capiterà, perché tanto ancora mi mancano gli ultimi 4 kg e poi magari deciderò, perché ovviamente quando tu perdi così tanti chili pensi sempre, no, che puoi fare di meglio, puoi fare di più, puoi avere più grinta per fare meglio. Io partivo da un fortissimo stato di sovrappeso e da uno stato di obesità, quindi magari quando arriverò al mio peso ideale vi farò un video in cui vi dirò esattamente magari quanto peso e quanto pesavo all'inizio, perché è una domanda che mi fate spesso, però è una domanda molto personale, e se non è l'altra persona a dirvelo dall'altra parte è meglio non fare questa domanda, perché non è una domanda carina, né che tu sia sottopeso, né che tu sia normopeso, né che tu sia sovrappeso, eccetera eccetera. È meglio tenersele per sé queste domande, se poi l'altra persona ti risponde tanto meglio. Quindi per il momento tutti questi numeri me li tengo per me, però diciamo che vi faccio questa promessa che quando arriverò al mio peso forma o ancora meno, vi dirò esattamente tutti i vari numeri, tutte le cose, così vi tolgo anche questa curiosità che capisco che ci può essere. Per il momento fatevi bastare il fatto che ho perso 26 kg, che non sono pochi. E nulla, io concludo qua il video, anche perché è stato un video più aggiornamento che altro. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto. A me è veramente piaciuto tanto registrarlo e aggiornarvi, perché mi piace veramente sempre tantissimo tenervi aggiornati su di me. So che a voi fa piacere, quindi nulla. Io vi do un grosso 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 bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!